Nel 2021 il Comune di Verona ha erogato circa 1 milione di euro da destinare al sostegno di quelle famiglie che non potevano far fronte al costo della locazione della propria abitazione, 901 le domande accolte, e del caro bolletta, 172 le domande. Lo ha ricordato il sindaco Federico Sboarina, che stamane ha anche evidenziato quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione comunale per far fronte al caro energia conseguente alla guerra in corso in Ucraina, ricordando come sia importante su questo argomento quello che potrà essere l'intervento da parte del governo. A breve partirà un ulteriore bando di ulteriore supporto sempre relativamente ai canoni di locazione e alle utenze. Un primo identikit potrebbe essere quella di famiglie con figli, a carico, monoreddito. Non sono famiglie già seguite dai servizi sociali perché in particolare disagio, perché senza stipendio, perché sono già seguite dai servizi sociali per mille motivi. Queste sono famiglie che hanno un reddito, hanno figli probabilmente a carico, nella maggior parte, che non riescono a pagare l'affitto, non riescono a pagare le bollette. Diciamo che sono famiglie che con difficoltà ce la facevano, è lo stesso ragionamento che facevamo quando c'è stato il lockdown, no? Famiglie che fino al giorno prima del lockdown normalmente con difficoltà ma ci arrivavano, il lockdown prima, il caro bollette oggi li mette nell'impossibilità invece di farcela, di arrivare a fine mese. Allora, questi sono interventi che noi stiamo facendo mettendo sul tavolo milioni di euro, e non vi sottolineo quello che però sottolineo tutti i giorni, ed è giusto che lo ricordiate, di un bilancio comunale disastrato. Causa Covid, mancate entrate, causa caro bollette, maggiori spese, 6 milioni, solito esempio che faccio, solo per le utenze del comune di Verona. Stiamo lavorando per verificare la possibilità di razionalizzare, quindi di risparmiare delle risorse laddove c'è riscaldamento degli uffici comunali, ovviamente non prendo in considerazione gli asili e le scuole materne, dove ci sono i nostri bambini, evidentemente. L'illuminazione pubblica, e quindi verificare anche lì guadagnare, parlavamo ieri, una mezz'ora al crepuscolo e una mezz'ora all'alba, e quindi un'ora complessivamente, senza quindi rendere oscurare la città, ma semplicemente ottimizzare l'accensione e lo spegnimento delle luci per avere dei risparmi da poter ulteriormente reinvestire sulla questione del caro bollette per le nostre famiglie.